Lorenzo Di Pepi. Partiti poi Bova, forse l'ho vista solo io, ma Bova continua a martellare, stoppatone di Lorenzo Di Pepi che dice no, va dentro Lorenzo fino in fondo, 2 punti, non va questa volta Geoffrey Albanese, 2 punti, morbidi, morbidi. Di Pepi, Lorenzo, va a canestro, tutto mano destra, non la cambia, in questa occasione va dentro come un caterpillar. Non va, prova il tabellone, bravissimo Lorenzo. Ripeti dalla spazzatura. Baggio, ancora extra possesso, Ciurleo, ribaltamento, ancora. Per bellissimo movimento di Gioele. Gioffre, prova il tiro alla lumaca, non va Terleschi. Terleschi, fino in fondo da 2. Realizza, va il tiro, non va, bravissimo Lorenzo. La formazione di casa, attacca basket Haaland a 2, realizza 4 punti tra le due squadre, ci abbiamo alla metà del secondo quarto, Bova in slalom, qualsiasi location della Calabria, tranne Camigliatello e Gambale Aspromonte alla finale, dovrebbe essere una grande idea, però realizza, Chirico ancora una giocata importante per Kama, che si sblocca, era a mio avviso, sbaglia il secondo Kama, si combatte a rimbalzo, bravissimo. Ancora con l'offensivo c'è il tiro di Kama. Offensivo ha regalato un pallone straordinario al proprio playmaker. Nel frattempo crea un'isolation, va a canestro con l'isolation. Si riparte, forse passi di partenza. C'è il terzo tempo, il canestro. Un tiro, team di Luca Laganà, 10, come annunciano dal tavolo. Per quel passaggio, con la bomba. Mamma mia, ragazzi! Alla tabella! È un colpo da biliardo pazzesco! Matteo Infantino, ancora una volta per la lumaca, la mala battuta, bello il passaggio per Danilo Terleschi, Bova in slalom, la palla finisce tra le mani di Pedal, prova la bomba, è lunga al tabellone, Ciurleo fa buona guardia, rimbalzo offensivo, esterno per Terleschi, giro in corsa, bellissimo, partita degli Snails, Lorenzo Ripepi potrebbe andare fino in fondo, si ferma, tiro, bellissimo. Al rimbalzo fa buona guardia ancora una volta la formazione della lumaca con Fogà, Ripepi fino in fondo, giro, tiro, realizza, ottima giocata, la recupera Ripepi, passaggio per Fogà, 2, manda sul cubo dei cambi, Gioffre, Albanese da 2, super canestro, Ripepi per Danilo, arresto e tiro da manuale, che movimento, Francesco Albanese, arresto e tiro, ancora impatto, ancora un canestro, 34-43, Bova, pronto un cambio lumaca, Fedà resiste, Bova chiedo scusa, resiste, Baccane, Bova chiedo scusa, subito il contropiede fino in fondo, matchup come direbbe qualcuno, riparte ancora Bova fino in fondo, mamma mia, però il 360, la Gioffre fa saltare due avversari, va dentro con eleganza, che è solo di tutti i ragazzi in campo, Terleschi, c'è un contatto, non fischia l'arbitro, Kama, Matteo Kama per Borzacchiello, da 2 a tabellone, vecchia scuola Borza, Terleschi potrebbe tirare a 2, realizza Danilo Terleschi, sull'esterno, Pedazzo la va a riprendere, si tiro a 2, oh! 49-51, Kama, bello l'assist per Borza, pazzo, va la conclusione, si combatte ancora, Matteo Kama, che continua a palleggiare, tantissimi palleggi per lui, ma fa bene, torna indietro in palleggio, continua a palleggiare, passaggio creativo, super creativo per Borgia, ultimi 120 secondi, Cannata prova il tiro al termine della sfida, attacca Baschettala, bomba, bomba, è lui, è sempre lui, amici sportivi, è stata una colonna della pallacanestro Palmi per il basket di qualche annetto fa, si può ripartire, si alza il bonus adesso, palla alla lumaca, richiede il raddoppio del basket Talan, la tiene in campo, oh, gioco di prestigio di Matteo Kama, la vuole vincere, quanto scommettiamo che tirerà Gioele Gioffre, vedremo che sarà così, eccolo, proverà la bomba, Terleschi si è attaccato, non sa dove andare Gioffre, la recupera Pedà, Pedà ancora per Gioffre, finta la tripla, ci ripensa, bomba, bomba! Gioele! È
sempre lui! Kama. Kama. Gioca ai 24 la formazione di Luca Laganà. Borzac prova il tabellone. Alla tabella! Lumaca. Apertura per Kama che può scappare. Fuga per la vittoria. Kama fino in fondo. End one. Matteo Kama. Titolo per la Lumaca che può festeggiare. Titolo under 13 di Calabria. Dopo un tempo supplementare. Si vanno a abbracciare le due squadre così come è giusto che sia. Mette Matteo Kama.